Ok, allora, uh, adesso cambiamo completamente argomento e parliamo dei laser Q switch. Uh, I laser Q switch sono delle apparecchiature estremamente raffinate, tecnologicamente difficili da costruire e che però ci possono dare ci possono donare, uh, dei grandi risultati. Io vi affronterò prima la parte dal punto di vista teorico, però come avete visto prima mi piace poi essere anche parecchio pratico nell'affrontare diversi tipi di trattamento. Allora, che cosa significa laser Q Switch? Perché eh, lo usiamo tutti, ne sentiamo tanto parlare, laser QS, QS vuol dire quality switch, ma che cosa significa? significa eliminare emettere energia in un tempo brevissimo. Emettere energia in un tempo brevissimo fa sì che il trattamento che noi andiamo a eh, fare non si basa o non segue le leggi della fototermo l'ISI, quindi non serve perché debba in qualche modo emettere calore, ma segue qualcos'altro, cioè il trattamento segue altre leggi della fisica. Ci sono diversi tipi di laser Q-switch mer eh, sul mercato, ma in sostanza è come cercare di raccogliere l'energia in un determinato posto a Cumularla in questo determinato posto e poi permetterne la sua liberazione in un tempo che è calcolato in nanosecondi. Ok? Allora, che cosa significa liberare energia in nanosecondi? Eh, perché se voi andate a vedere un qualsiasi laser QS, e lo vedrete domani, domani io utilizzerò un laser Q-switchato, ma andrete a vedere la quantità di energia che noi andiamo ad utilizzare. Naturalmente cambiano a seconda della lunghezza d'onda che noi andiamo ad utilizzare. Però vedrete che si, utilizzano, si possono utilizzare quantità di energia attorno al joule. Un joule. E allora uno può pensare, vabbè, ma che quantità di energia è un joule? È niente, è poco. Come faccio a fare un lavoro con un joule? Allora, ricordatevi che i watt, cioè la potenza... È espressa in Joule diviso secondi, era la domanda che vi facevo prima, no? Eh, energia nel tempo. Allora, un secondo equivale a mille millisecondi, equivale a un milione di microsecondi, equivale a un miliardo di nanosecondi. Allora, se io emetto un Joule in dieci minuti, se lo emetto in un minuto, o se lo emetto in un secondo, pur mantenendo fissa la quantità di energia che io emetto, il lavoro che vado a fare sulla cute sarà ben diverso. Allora, quello che cambia nei laser QS non è l'energia emessa, la quantità totale di energia emessa, che certo cambia da apparecchiatura a apparecchiatura. Se comprate un laser Q switchato costruito nel sottoscala di, di un'azienda di Gorgonzola, non so se esiste, non voglio fare riferimento a niente, era per dire, quando vedete Laser QS costruiti grandi così, è chiaro che la quantità di energia che possono emettere non può arrivare ad apparecchiature come vedrete domani, che sono magari dei cardenzoni grossi. E quindi anche l'energia è una cosa importante, ma in realtà, in realtà quello che cambia è in quanto tempo l'energia viene emessa.